Allora, i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non ATIC 1000 ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori ATIC 1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC 1000 a meno che non sia stato specificato. Vertenze sul rischio, CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'80% e l'81% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con TIC 1000 UK LTD e TIC 1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, sessione operativa con me, Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia di TIC 1000, e con me Tony Cioli Pugliani. Tony, allora, come vedi un po' i mercati questa mattina? Ieri c'è stato un ribasso sicuramente importante, soprattutto sul Nasdaq, che ha perso oltre il 3%. Insomma, allora, ci sono state esplicitate finalmente in maniera ufficiale delle difficoltà nel trovare l'accordo tra l'amministrazione Trump e la Cina relativamente ai dazi. Siccome questo è stato un market mover importante per il rialzo, evidentemente un non accordo esplicitato può costituire un market mover di carattere inverso. Non è mai casuale perché mettere i dazi e non metterli può fare una discreta differenza, in particolar modo per un paese come la Cina che vive essenzialmente di esportazioni. E quindi un riequilibrio delle bilance commerciali, quello che vuole Trump tra gli Stati Uniti d'America e la Cina, può effettivamente rallentare quello che è il progresso strepitoso del secondo stato più grande al mondo. Un rallentamento della Cina, però a cascata vuol dire una minore domanda aggregata di beni e consumi di un paese ormai importantissimo e strategico per tutto il mondo, e quindi di riflesso questo incide sulle borse mondiali. Sinceramente, per quello che mi riguarda, che si arrivasse facilmente a un accordo sui dazi, io non ci ho mai creduto, a partire già dai primi giorni di gennaio, e forse anche il mercato, che bene o male è intelligente, sa vedere tutto, ha fatto da tonto, da sordo, e quindi ha continuato il suo moto ascensionale fino ad arrivare addirittura ai nuovi record storici di Nasdaq, battuti ben 2 volte o 3 volte nell'aprile scorso e anche nel mese di maggio, mi sembra, e di Dow Jones. E questo è stato il nuovo record storico, che è un qualcosa di incredibile, in particolar modo se noi pensiamo a come eravamo messi il giorno di Santo Stefano. E di conseguenza c'è stato uno storno che io considero del tutto fisiologico, e il pretesto valido è stata questa guerra commerciale. Adesso siamo da capo perché, come al solito, perché in borsa sono tutti leoni, ma poi alla fine siamo tutti in quel modo lì. Coglioni, possiamo dirlo, nel senso che evidentemente quando il coltello comincia a cadere, il dubbio è: proseguirà questo rimbalzo, questa continua discesa degli indici? Non proseguirà? E questo è il dilemma. A questo punto, tante sono le tecniche che tendono a verificare il punto di nuovo per andare long o la prosecuzione dello short senza fare troppi giri di parole. Ma poi c'è la dialettica verbale di tante chiacchierate, che io non sono di questo genere qui, dove si formalizzano delle teorie ex ante che poi vanno sempre dimenticate oppure hanno poco senso, nel senso che uno può dire:
Sicuramente adesso non è il momento di comprare, attendiamo un attimo perché così vediamo quando si ferma la discesa. Ma sarebbe bellissimo poter notare quando si ferma la discesa per comprare, saremmo tutti miliardari. Oppure c'è cioè, appunto, seguiamo il trend, però ricordiamo che fino a 10 giorni fa, se uno diceva shortiamo, veniva insultato perché il trend bastava secondare il mercato, bastava guardare il mercato che era chiaramente long. Avevo visto io dei target 4.700, 3.400, 4.000, 30.000 Dow Jones, sempre le solite pagliacciate. La verità è che i mercati sono difficili, bisogna ogni tanto rischiare con personalità dei controtrend, a volte si perde, a volte si guadagna, bisogna rischiare dei long, a volte si perde e a volte si guadagna. La verità è che poi siamo tutti quelli che ascoltano questa trasmissione, di fatto fanno operazioni sostanzialmente, qualcuno cerca degli spunti per investimenti di qualche giorno, ma sostanzialmente sono operazioni morde e fuggi dove uno prova un long. Abbiamo avuto un esempio della divertente trasmissione di venerdì, dove nel giro di tre quarti d'ora abbiamo fatto 3-4 operazioni che poi avevano sostanzialmente un respiro molto molto basso, tant'è vero che io ho addirittura provato un long a una quota che sembrava sbagliata, ve lo ricorderete tutti, ma che se avessi aspettato un'ora, non dico di più, ma solo un'ora, anziché fare sostanzialmente un pareggio, avrei guadagnato 150 punti. Perché avevamo comprato un Nasdaq a 4,80 Eurex, 4,80 e la sera superati 6,30, per cui insomma 150 punti, Tony, ma la io li ho. rivediamo quell'operazione perché era appunto venerdì, dove avevamo fatto uno short iniziale da 7.515 sul Nasdaq, che era stato individuato un livello anche insieme a un utente della chat, quindi anche molto bello poi interagire con tutti, visto che siamo comunque tutti trader. Quindi se avete anche poi voi delle idee operative, condividetele senza alcun problema, perché qui siamo soprattutto per imparare, quindi ogni giorno c'è comunque, si impara sempre qualcosa di nuovo, quindi non fatevi alcun problema a condividere le vostre idee. Quindi c'era stato fatto questo short per andare a beccare i minimi e poi l'operazione che diceva Tony su quel supporto che era, se non sbaglio, intorno. 7,480 Eurex, 7,470 CFD. 7,470 Perfetto. CFD, ma non me lo ricordo benissimo, mi ricordo tutte le operazioni, l'ho fatta, figurati. Esatto. 7,480, io l'ho chiusa in pareggio, però dopo 5 minuti abbiamo finito la trasmissione, c'è stato un altro tweet, c'è stato un altro tweet di Trump che diceva sì, forse ce la faremo, una cosa del genere, e Nasdaq addirittura ha fatto 150 punti, ma io spero in Dio che chi ci ascolta capisca e non sia legato mentalmente, perché io leggo sempre delle cose, mi distacco sempre di più da quello che leggo, però evidentemente è una botta di fortuna, cioè non era un'abilità nell'aver individuato un punto di teorica resistenza che era configurata dai minimi dei giorni precedenti. Chiaro, un piccolo vantaggio ce l'avevi, però ci vuole come al solito molta molta fortuna, per cui eventualmente non mi prendo merito di questo perché c'è stato uno scombussolamento dovuto anche a una new, e quindi la fortuna ci vuole come a volte magari uno parte di una bellissima operazione, si trova un tweet di Trump dalla parte opposta, un avvenimento dalla parte opposta, eccetera. Ma comunque ci siamo Anche perché divertiti. tu avevi detto poi espressamente che non volevi trovarti in cattive situazioni durante il weekend, E e poi. infatti, io sono rimasto flat, ho chiuso con quell'operazione e sono ben contento perché ieri è stato un disastro, Esatto. no? Quindi È poi. stato un disastro, anzi, io ieri sono andato bene perché sono partito subito con degli short e siamo riusciti ad andare bene. Ma comunque, questo l'abbiamo fatto ieri, non è importante. Manca un minuto alla partenza, vediamo anche cosa guardiamo, facciamo qualcosa di differente, poi magari diamo. Evidentemente, io secondo me questa è la giornata, lo diciamo subito prima, sono le 8:59, dove si parte con un rimbalzo tecnico, poi
Questo rimbalzo tecnico darà fomento acquisti perché finalmente si ritorna e vive i prezzi bassi, ci sarà un ritracciamento fino a sfiorare la negatività e poi sostanzialmente a quel punto forse un recupero, un ulteriore discesa. Questo non è nelle mie corde di saperlo, però dal mio punto di vista questa è la classica giornata dove evidentemente se come faccio io, preferisco non correre dietro a un long, magari inizialmente, però io vedo già il feedback che parte ben 100 punti in più sopra del riferimento, vedo già un DAX che parte 30-40 punti in più del valore di chiusura di ieri, per cui non mi piace andare dietro a quello che è un tipico rimbalzo dopo una giornata di massacro. Questo io parlo per quello che è il mio stile. Tengo a precisare che io non insegno niente, dico quello che faccio io. Poi sta all'intelligenza delle persone abbracciare o sposare quello che dico io o anche a denigrare. A me non mi interessa. Io non ho la pretesa di insegnare tecniche profittevoli. Per me è assurdo che uno pensi che esistano delle tecniche profittevoli. Non esistono assolutamente delle tecniche statiche profittevoli. Chi pensa di averle si sbaglia e si confronti pure con me, ma tecniche stabili, profittevoli non possono esistere, altrimenti io adesso non sarei qui nel mio appartamento di Bologna, ma sarei nella villa di Berlusconi, sarei in altri luoghi, sarei Chiaro, Tony, è assolutamente chiaro. Qui non so, però nessuno io è leggo i dati, sacrosanto. mi vorrebbero delle tecniche profittevoli, dico, evviva, magari se uno mi insegna le tecniche profittevoli con me guadagna molto, ma parto dall'idea che esistono delle tecniche che ti aiutino a aumentare le probabilità di guadagno, ma tecniche statiche profittevoli ormai è dal 1990 che io non ci credo più e credo che non ci sia più bisogno di dirlo. Tutto qui. Esatto, a proposito di qualche idea operativa, io qualcosa in mente ce l'ho sul DAX, ho individuato un po' questo livello di 11.939, sempre quotazione in TIC 1000. Allora io da lì vorrei un po' provare a entrare short per andare a vedere un po' se va a rivedersi anche un po' i minimi. Quindi io questa è un'operazione, non so Tony se la condividi, io comunque provo a farla, quindi su questo Mi ridici il livello. punto di entrata? Scusami, Giuseppe, mi ridici il punto di entrata? Allora, diciamo che è un livello di attivazione 11.939, quindi è sostanzialmente, non so se vedi la mia piattaforma Tony. 39. 39, no, perché devo calcolare, ovviamente, c'è Fedis, volevo vedere la differenza. Comunque sì, la vedo, grazie. Ok, quindi io qui quando toccherà questo livello, se ci va, attivo la sell con questo sistema di trading, quindi io un po' non la faccio manualmente io perché non sto dietro adesso a capire se il DAX ci arriva oppure no a questo livello, però che cosa ho fatto? Mi sono andato a individuare questo livello sull'H1. Tony, so che non ti piace particolarmente l'analisi tecnica, però. No, a me piace tutto quello che viene detto che è intelligente e l'analisi tecnica dei presupposti molto intelligenti di direzione di aumento di probabilità. E già se tu fai caso a quello che io ho detto inizialmente, ovvero quello di lasciare sfruttare un rimbalzo per colpire short, è esattamente quello che stai facendo te. Per cui Esatto. Io quindi assolutamente, assolutamente. provo. Volevo solo, se mi vedi un po' perplesso perché volevo capire, mi puoi dare adesso quanto ti vale? Perché ho messo gli occhiali, ma è un po' piccolino. Quanto ti vale adesso il DAX TIC 1000, diciamo CFD TIC 1000? Adesso quota 11.908. Ah, beh, allora siamo molto in linea. Perfetto, perfetto, mi piace Ciò che molto. quindi diciamo che se fa 20 punti sopra, quindi diciamo così, 1930, lo dico con esattezza, quindi qui Mi piace molto anche a me. sostanzialmente io vado a prendere un pullback, vediamo se va in questa zona a testarla e da qui attiverò uno short, quindi da qui il sistema che è un expert, che poi tra l'altro io credo che siccome qui ci sono diversi anche clienti TIC 1000,
molti lo stiano utilizzando, si chiama un sistema anti-grid. E praticamente che cosa fa? Aiuta il trader nell'analisi di tutti i giorni. Io quindi mi sono andato a vedere quel livello e da quel livello voglio che poi entri short. Questo è un expert che è stato fatto dal mio carissimo amico che saluto, che è Salvatore, perché so che ci sta ascoltando, e quindi è molto utile perché io non devo stare adesso a prendermi il livello né a mettere un sell limit, perché magari se io vado a mettere un sell limit, poi il DAX mi sale di tanti punti e poi mi prendo in faccia un treno. Quindi io che cosa faccio? Invece dico, ok, tu arrivi a quel livello, quando lo tocchi, da lì allora inizia a cercare lo short. E quindi questa è un po' l'idea operativa che io ho oggi sul DAX, che la faccio proprio perché ieri c'è stata una giornata molto, molto ribassista, quindi magari un tentativo di andare a rivedersi i minimi lo fa. Ovviamente se non dovesse poi andare un po' a vedere questa view, c'è lo stop loss che poi andrei a posizionare sopra i massimi di ieri, quindi intorno a quest'area che è uno, aspettate che intorno al livello di 12.210, quindi sostanzialmente la vado a giocarmela così. Allora, il sell sul DAX è rischiosissimo perché tale indice su day si trova sulla banda inferiore delle Bollinger ed è a contatto con la media 260 che fugge da supporto. Oggi esce il dato tedesco, come lo vedete? Sul dato tedesco, Tony, tu hai qualche idea? So che c'è questo dato importante, ovviamente io non ho idea di come potrà uscire o no, sono sincero perché non so quanto possa influire poi sull'andamento dei corsi dei titoli, dato tedesco. Allora, attenzione, ho fatto un errore, lo ZEV è previsto alle ore 11 ed è un dato molto importante perché è un indicatore di sentimento sull'economia tedesca. È di sentimento perché avviene tramite un'intervista a degli imprenditori e può anticipare qual è il clima in genere. Però io ho sempre le mie teorie che i dati, anche importanti, hanno il loro dispiego, sono market mover in situazioni dove non c'è caos. Come in questo caso generato dalla guerra dei dazi, per cui quando hanno in questo momento può influire, ma relativamente fino a poco, secondo me. Comunque, quella sul DAX piace anche a me, per cui la faccio anche io perché è in linea con quello che avevo detto inizialmente. Avevo detto inizialmente, adesso mi sto preparando anch'io sul DAX. Diciamo che lo sta per andare a testare quel livello. Lo sta andando per attestare, è sostanzialmente sui massimi della giornata. Esatto. Vediamo un po' anche il FTSE MIB come è messo. Per quello che riguarda la FTSE MIB, non si sta muovendo. L'indice che è fermo, che balla tra 20.680 e 20.720. In questo momento parliamo di contratto ufficiale, idem, siamo a 22.85. Finalmente, Giuseppe, dalla prossima settimana non ci sarà più la grande differenza tra indice e contratto, perché c'è il flusso cedolare che verrà a colmare questa grande differenza di 420 punti attualmente, eccetera. Contratto, io sto aspettando anche io di colpire short con la stessa logica del DAX il FIB, se ci dovesse essere un rialzo. Nel frattempo avevo comprato stamattina dei BTP in asta a 121,33, adesso anche me ne libero perché mi accontento di 5 punti che non lo capisco questo BTP qui. Allora, adesso noi osserviamo il DAX, vediamo se andiamo a prendere la quota lì, mancano 6-7 punti. Io credo
almeno io faccio così, in queste situazioni, dopo un meno 2, dopo un meno 2 e mezzo, cerco di identificare le cause. Come ragiono io? È chiaro che no, mi interessa seguire le cause, le news, basta. Se reputo grave la situazione di apprensione, eccetera, a secondo il mercato, se la reputo non grave, non la secondo. In questo caso qui, con la reazione importante dei cinesi contro l'amministrazione USA, siamo nel pieno di una guerra commerciale, quindi non mi aspetto, salvo tweet improvvisi generati in qualsiasi momento, delle reazioni rialziste oltre a quello che è un normale rimbalzo fisiologico. Questo è quello che farò io da partire da oggi. Ecco, in questo momento, guarda, proviamo. Io ho un taxone qui, mi sono messo, l'ho venduto in questo momento. Credo si, spero che si sentano i rumori, così facciamo. Io in piattaforma, vedete, io non l'ho ancora venduto perché non ci è arrivato a quel livello, quindi appena lo tocca scatta, l'expert, in questo caso quindi mi sto aiutando con, ripeto, con l'expert. Allora, Alessio dice, ah no, aspetta che c'è qualche altra domanda. Signor Pubiani, è pacifico per lei dire che l'analisi tecnica è importante più per evidenziare certe manovre dei grandi, trappole, che per tradare? Cosa ne pensi, Tony? L'analisi tecnica vuol dire tutto e niente perché è vastissima e c'è anche la possibilità tramite lo studio dei volumi, ad esempio, di poter evidenziare certe trappole, per carità di Dio. Io, al contrario di quello che può sembrare, non sono assolutamente contrario, la utilizzo anch'io in maniera molto sintetica, ma la utilizzo anch'io. Non mi affiderei, io sono contrario a chi si affida, a chi dice tutto scritto qui, va su, giù, con quella sicurezza, con quella sicumera che poi non rende giustizia nei fatti, perché più uno si mostra sicuro della propria tecnica, più se si espone fa una brutta figura. Io per esperienza cerco sempre di sorridere su ogni trade e di prenderla come un rosso e nero. Ecco, se vado al casino e dico rosso e poi esce il nero, ma mi vergogno di aver detto rosso, e grosso modo cerco di fare così anche in questa situazione. Per rispondere alla domanda, sì, mi può anche star bene, mi può anche star bene, anche se diciamo che le news e le notizie generano dei movimenti importanti che però alla lunga possono essere anche non considerati. Cioè, dipende tutto dal time frame, dipende tutto dal time frame di riferimento. Tutto qui. E Ottimo, quindi infatti Fabio dice che molto, è la risposta che voleva sentire. Allora, Alessio dice: io ho shortato Jeffib troppo presto, in teoria, vabbè, ma Alessio, ovviamente. io ho aspettato ancora, io sono pronto con le cartucce, io ho segnalato stamattina così al mio amico 3,40, guarda, 3,40 adesso come sta andando? Vedo il BTP che si sta, è sui massimi, io guardo sempre il BTP più che un grafico perché ti dà informazioni molto di più, tanto che vuoi che ti dica, e vedo che il BTP è sui massimi assoluti, in questo momento sta recuperando qualcosina. Quindi c'è spazio per il recupero, però è possibile individuare in 23,40, come avevo già detto a qualcuno stamattina, un punto di vendita. Siccome non sono operativo, adesso mi metto, ecco qui, 23,40, inserito, venduto a 23,40 FIB, che corrisponde a 27,45, 27,47 indice. In questo momento vedi, per cui ho fatto esattamente il piano che abbiamo detto alle 8:50, cioè aspettavo la sgorgata dei rialzisti, che c'è sempre, e di controbalzo, shorto in gola,
alle persone che seguono il trend con entusiasmo, che si lasciano abbindolare dai 100 punti che a volte proseguono e a volte no. Ecco, tutto qui. E questo è quello che serve a venire a questi webinar, cioè cerchiamo di non farsi illudere dai microtrend di breve periodo, perché adesso il macro trend principale è indubbiamente short, perché dopo che il Nasdaq ti fa un 3,26%, è una, per cui una persona, secondo me, brava, può fare come gli pare, perché uno bravissimo anche ha comprato il FIB, l'ha accompagnato fino a 3,40 e adesso ha fatto la capriola. Però essenzialmente il rispettoso del trend deve agire, come abbiamo già detto venerdì, deve sperare quasi che rialzi per andare a colpire il controbalzo. E questo è quello che ho fatto. Nel frattempo io sono short a 23,40 di FIB, mi metto già a 22,90. E vediamo se lo facciamo. Perché ti metti a 22,90? Perché faccio lo scalper di professione e reputo per me più conveniente fare tante operazioni da piccoli importi, piccoli tra virgolette, che fare delle valutazioni dove le valutazioni le sbaglio un po' come tutti. Una la prendo, una la zappo, una la prendo, una la zappo, per cui se ci sono 30-40 punti da prendere velocemente, li prendo. Se dovesse salire ancora, medio molto volentieri. Ok, che la quotazione di TICMIL 20.750. Sì, io direi 7,52 a occhio. Sì, 7,50, 7,52. Sì. Allora. 27,50. Io quando ho shortato era 27,52 l'indice, mi sembra, qualcosa del genere, che Ok. ovviamente FD replica l'indice in maniera pedissequa, per cui va benissimo quella che hai detto. Ecco qui. Ok. Aspetta, Allora. tendo a dire un'altra cosa che non avevo detto in sede di presentazione. Anche il rally che ha fatto ieri loro e la quotazione esasperata del Bund, che ritorna a rendimenti negativi, sta a indicare un clima importante di riscoff da parte degli operatori di mercato. Tenete sempre presente queste cose. Non è una tecnica profittevole, ma è molto più profittevole tenere a mente queste cose, guardare queste cose, piuttosto che avere una tecnica profittevole ex ante. Questo va detto perché allora tu sai già che sei in un clima riscoff. Quindi la psicologia che è importantissima in questo tipo di attività. Se hai un riscontro oggettivo su degli strumenti oggettivi negoziati da tante persone, ti aiuta psicologicamente a gestire meglio l'operazione. Questo è un consiglio molto, molto importante per me, per chi lo vuole accettare o per chi già non è in possesso. Tutto qui. Allora, Roberto, allora, no, Tiziano si lamenta per la volatilità zero. Beh, Tiziano, comunque ieri un po' c'è stata di volatilità, quindi adesso vediamo un po' se Oddio, dai ecco, dati. no, Tiziano ha detto una cosa giusta se fa riferimento a ieri, l'altro ieri. Allora, in assoluto io credo, a occhio, che questa volatilità sia leggermente superiore alla media rispetto a un anno di FTSE MIB o un anno di DAX. Se poi facciamo riferimento alle scarpate che davano ieri sera sul Nasdaq o ieri pomeriggio o anche venerdì, che venerdì è stata un'altra giornata fantastica, concordo con Tiziano che sembra di essere con una volatilità bassa, ma ti assicuro Tiziano che questa volatilità qui, guardate che c'è un FIB che è già a partire da 2,60, è arrivato a 3,40, da 3,40 sta già andando a 3,10, lo stesso DAX ha fatto un rally di vari punti, eccetera, eccetera, ti assicuro Tiziano, che la volatilità è leggermente, non è una grande volatilità, ma è sicuramente superiore alla volatilità media annuale. Io nel frattempo inserisco anche il mio DAX, che ho shortato a, ce l'ho qui, eventualmente poi se qualcuno ha dei dubbi posto tutti gli eseguiti, ma ci sono i rumori, 11,937 Eurex, me lo metto a 11,931, e 21, chiedo scusa, e 21. E 21 perché faccio 16 punti, che sono 400 euro. Allora, il livello l'abbiamo individuato bene. Io,
vedete poi anche poi quando Ma mi fa piacere, ci siamo sentiti Giuseppe, perché tu mi hai fatto una cosa che sposava esattamente quello che dicevo. Bravo, bel livello, che io più semplice era il precedente massimo, ecco. Però mi piace molto zona 37, quando passa il centino del 900 come zona di vendita. A me piace la zona 36-37, per cui se voglio shortare aspetto il 36-37, cioè, spiego meglio a chi non mi conosce, passo il centino, 11-8, 11-9, 12.000, 12.100. Io ho visto che in genere la quota 36-37 la fa sempre, per cui è inutile mettersi lì a fare il paladino a 28, ma aspettiamo 36-37 e la vediamo. Il secondo motivo è che era il massimo precedente. Comunque ci stanno già smettendo perché siamo già ritornati quasi a livello di parità. Vediamo perché lo sta andando a ritestare. Vedete, voi lo vedete direttamente in piattaforma, per questo poi ho messo la piattaforma in bella vista, perché l'ordine ancora non è entrato, quindi devo andarlo a toccare e poi entrare. Certo che in scalping quel livello lì attualmente sta tenendo, vediamo per gli short. Vediamo adesso se lo va a ritestare. Allora, ci sono sempre un po' di domande. Allora, Roberto fa più che altro una considerazione, di sicuro non c'è niente, se così non fosse ognuno di noi metterebbe tantissimo per guadagnare anche un solo pip, vorrei però evidenziare che sul daily, su euro-dollaro, ho tante strategie che funzionano se ci si accontenta, mi riferisco a strategie non di breakout ma contrarian, sì, quelle sono, sì, sono parzialmente d'accordo Roberto, perché su euro-dollaro attualmente con la bassa volatilità che c'è, strategie in contrarian stanno funzionando abbastanza Ma bene. sicuro, sicuro, certo. Quindi quello sì. Poi Tiziano ovviamente dice siamo alle 9:18 e si riferiva alla volatilità pari a zero. E Fuzzi come sta andando? Vediamo. Beh sì, la volatilità non è ai livelli altissimi, però non possiamo lamentarci. Chi No, come me... cioè, minimo e massimo, già il FIB ha fatto 85 punti. C'è stata una giornata del mese o 2 giornate del mese di aprile, dove il FTSE MIB ha fatto 100 punti dalle 9 del mattino alle 17:30 di sera, tanto per dirne una. Ecco, allora, il DAX ha toccato il livello e Oh. vedete che il sistema ha iniziato a mettere delle sell, quindi mi entrerà sul livello. Peccato per lo scalping. Ah, io l'ho fallita di un punto e mezzo. Ho messo 21 che valeva 23. Ci sta. Allora, sul DAX a me entrerà a 11.920, però questo sell lo adatta un po' al movimento di mercato, cioè se continua a salire adesso il DAX, lui comunque prova lo short perché quel livello è stato toccato e quindi prova a Vabbè, lavorare. comunque fa in automatico sto Sì, lo rompiscatole. fa in automatico io, quindi adesso lo vediamo in real time. Beh, interessante, in automatico fare lui su dei conti e poi lo lancia in automatico. Bello. Esatto, quindi senza poi dover stare adesso dietro al DAX. E allora, poi Fabio chiede, quindi le correlazioni sempre più importanti in certe circostanze? Bene, allora. Quello che appunto dicevo prima, non esistono, è certo che esistono dei metodi profittevoli, ma è importantissimo l'adattamento temporale del metodo alla situazione. Infatti, se uno va a risentire la registrazione, non ho detto che non esistono, esistono che duraturi per sempre. E tant'è vero che tu hai detto in questa condizione di volatilità, in questa condizione di mercato, che dove su euro-dollaro c'è poca volatilità, il sistema contrarian è molto efficiente, addirittura profittevole di euro-dollaro. E sono d'accordissimo. Ma funzionerà sempre? No, magari domani parte un certo tipo di volatilità, domani ci sono certi dati sulle elezioni delle politiche europee, e improvvisamente cambia il sistema, cambia la volatilità sull'euro-dollaro e probabilmente quel metodo lì non funziona. Quindi è l'adattamento temporale della tecnica quello che qualifica il trader. E evidentemente se uno riesce a guadagnare alla fine di un periodo, alla fine dei 3 mesi, alla fine di un anno, e guadagna con metodo, ha delle tecniche profittevoli.
mutevoli, ma credo che non siano mai statiche, credo che sia l'adattamento temporale delle proprie tecniche, almeno a livello discrezionale, ma è così anche a livello sistematico, è l'adattamento al mercato che qualifica un trader da non profittevole a profittevole. Tecniche valide ce ne sono centinaia, di cui le conosco anch'io qualcuna, insomma. Quindi qui. Esatto, assolutamente. Però, guarda, ogni parola che dicevi la sposavo perché tu mi hai detto in questo momento dove c'è una bassa volatilità sull'euro-dollaro, una tecnica contraria funziona molto bene. Certo, ci mancherebbe tutto qui. Ok, allora. Sì, su euro-dollaro vi devo aggiornare un po' anche sui grossi speculatori come sono messi, che avevamo parlato venerdì. Adesso, Tony, noi stiamo insieme per tre quarti d'ora, quindi adesso mancano 4 minuti, quindi ti libero magari, visto che comunque sei molto, sempre molto impegnato. Io nel frattempo, quindi adesso salutiamo Tony e poi facciamo un resoconto su euro-dollaro, per chi poi anche segue il canale Telegram, che vi invito sempre comunque a iscrivervi, che è Working Forex, su Telegram, Working Forex lo trovate, magari ve lo giro anche in chat, dove appunto si fanno molte più analisi magari anche su euro-dollaro. Allora, intanto vi lascio sul... Allora, Tony, lasciamoci sul DAX su questo livello di 11.900. Allora, io sul DAX lo dico perché è giusto seguire, sono short a 11.937, ho un DAX grosso, lo medio ulteriormente, aspetta che me ne segno perché le cose che dico le faccio, lo medio eventualmente a 11.968. 11, 9, 68. Ho un take profit a 11, 9, ce l'ho qui, lo dico chiaramente, 11, 9, 21. Me le devo segnare perché voglio mantenere quello che dico. Eventualmente, se dovessi mediarlo a 11.968, avrei un primo riacquisto sul valore del primo short intorno all'11.940, cioè non sto a aspettare che i due taxoni facciano una performance incredibile, ma mi accontento sul secondo sgancio di fare più o meno il prezzo di acquisto della prima uscita. Questa è la mia tecnica, così insegniamo un po' di tecnica. Sul FIB spero che salga, per shortarmi ancora, perché uno è poco, con obiettivi modesti, perché per me dice appoggio Tiziano, l'impressione che potrebbe essere anche una giornata blanda di volatilità, potrebbe essere anche una giornata blanda, un po' di recupero dopo le grosse cose, per cui non ho target ambiziosi, un target se non dovesse cominciare a scendere, io a 22,90 chiudo già sto FIB e poi rivediamo. Quello è quello che faccio, esattamente che farei anche fossi stato da solo senza fare questa trasmissione. Tra l'altro, Grande, più chiaro di così. Più chiaro così, partecipo anche all'ICAP, per cui adesso appena vi lascio voi vado a calcolarmi il prezzo che devo fare di un certificato Fontobel per shortare il mini FIB, perché io tutti i giorni voglio fare un ciuccio per cercare di vincere il campionato. L'altra Allora, cosa bocca è al lupo per il campionato, Tony. diciamo sempre espressamente, un'altra cosa, se qualcuno segue, io lo dico, ci sono ancora 2 o 3 posti appena. Chi vuole seguire il 28 di maggio, cioè tra 2 settimane esatto, farò il mio corso, tra virgolette, corso o esibizione, dove avremo il mio monitor condiviso dall'inizio alla fine per 3 ore e mezza, senza trucco e senza inganno, e costa 60 sterline, 70 dollari, 70 euro, chiedo scusa. Manca però, ci sono 2 o 3 posti e sono sul canale Vision Forex, andate visionforex.info e lì lo trovate. Vi Vi ho aperto la pagina su Vision Forex, quindi trovate il troppo posto. carino, troppo carino, troppo carino. E niente, questo è quello che faccio. Come operatività per la settimana, io vi assicuro che salvo modifiche di
tweet, cose particolari, più o meno poi quello che dico nei miei filmati che metto nella bacheca, continuerò. Solo per questa settimana mi aspetto ancora un paio di punti percentuali di ribasso degli indici, per cui 20.000 da parte del 19.9, da parte del FTSE MIB, il DAX lo inquadro meno, può rifare 11.8, 11.7, non tanto di ribasso, cerco di assecondare questo ultimo pezzo di ribasso che può esserci tramite lo short sui rimbalzi, come abbiamo visto stamattina, non ho idee particolari forti, per cui cerco di fare una manutenzione questo è il mio tipo di operatività. Mi accontento di qualche decina di punti sul FIB, di 10-20 punti sul DAX. Ho fatto già 10 punti sul BTP, ho fatto una manutenzione e ovviamente, ecco, qui lo dico. Anche, scusa se passo un minuto di tempo, No. cerchiamo di stare attenti ai grandi sacchi, ai grandi sacchi. E questo ci tenevo a dire, la parte più importante, perché tendenzialmente le grosse perdite avvengono quando, e parlo anche per me, uno è convinto che si debba rimbalzare, va a cercare un long. Magari in questa situazione, una situazione di ieri che sul meno 3 fa benissimo a provarci, e pian pianino non va a profit e mantiene la posizione. Ciup, 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 improvvisamente si rigira e si vede un meno 10% di un indice o un meno 20% di un titolo. Vi assicuro il classico metodo in sacco. Parlo per me personale, a me succede l'opposto. A me succede spessissimo con lo short. Comincio a shortare quando magari dopo una grande discesa comincio a recuperare bene, dico beh, adesso basta, è rimbalzata abbastanza e mi lascio insaccare e perdo magari tantissimi soldi proprio per aver abbracciato un'idea che nelle situazioni di grossi scostamenti degli indici dopo dei meno 3% possano avvenire in un senso o in un altro. Dal mio punto di vista è più facile che vi insacchino con il long perché la gente è ghiotta. Idiota, dice, è stata, specialmente più giovani, è stata abituata a un trend dove rimbalza sempre, però poi il mercato è assassino e improvvisamente ti ritrovi con un Nasdaq a 7.300 che l'altro ieri era 7.800, per cui vedete, questa è il classico in sacca. Non innamoriamoci dei prezzi bassi e cerchiamo di mettere uno stop con le palle, cioè uno stop che veramente sia da fare, perché altrimenti, ragazzi, io per primo ci rimettiamo magari giorni, giorni, giorni di lavoro e di operatività. Tutto qui. È stato un piacere, Assolutamente. visto che siete tantissimi, io mi riempio di orgoglio. È un'iniziativa voluta da Giuseppe, ma da me sposata, perché provo a fare l'educazione a mio modo di vedere. Non sono un tecnico, non sono neanche un master trader, perché non sono capace, spiego le cose come. Quello che faccio io, sono un operatore, è quello che potete imparare secondo me da un operativo, è complementare rispetto a quello che potete imparare da un maestro. Tutto qui, grazie Giuseppe, ci sentiamo magari dopo, ciao. Grazie Tony, grazie per tutte queste perle. Con te ci vediamo venerdì alle 16.